Dal 6 luglio per 4 giovedì tornano le aperture serali dei negozi in concomitanza coi saldi e la pedonalizzazione del centro. Spurghisti in difficoltà per la carenza di impianti, ennesima estate di emergenza, servono risposte immediate. Riforma 118, dopo il caso del decesso di un uomo di Vaiano, prende posizione anche l'ordine degli infermieri. La manifestazione It Prato da chiostro a chiostro debutta con oltre 1000 partecipanti, stasera è il secondo appuntamento. Buongiorno dalla nostra redazione, negozi aperti fino alle 24, a caccia di offerte e tante iniziative in via Muzzi e in via Guasti. Tutto pronto per il giovedì di luglio, al via il 6 luglio in concomitanza con la partenza dei saldi e della pedonalizzazione estiva del centro storico. Puntuale come ogni anno torna Prato Shopping Night, 4 giovedì di apertura serale dei negozi del centro storico con partenza il 6 luglio in concomitanza con l'inizio dei saldi e la pedonalizzazione del cuore della città. Il programma coinvolge i piccoli negozianti del centro e prevede diversi eventi a tema vintage in via Muzzi e via Guasti. Dalle 21 in poi per tutti i giovedì di luglio avremo una serie di esposizioni di auto d'epoca in collaborazione con il gruppo storico dei Vigili del Fuoco di Prato, di Vespe con il Vespa Club di Montemurlo, si parla sempre di vetture vintage o comunque vetture modificate per farle diventare più attraenti, più accattivanti. Faremo, e quest'anno mi sembra più che dovuto, un tributo a Francesco Nuti tramite la proiezione dei suoi film, tramite l'esposizione delle locandine, vetrofanie, DJ set. Altra novità al mercato straordinario, giovedì 20 luglio dalle 16 fino a mezzanotte in Piazza Duomo saranno presenti operatori ambulanti di abbigliamento, accessori, calzature e oggettistica. Non sarà presente per scelta il settore del food, è una sperimentazione che insomma, è stato ritenuto opportuno fare quest'anno per spingere il terzo dei giovedì. Il primo giovedì invece coincide per la prima volta dopo tantissimi anni con l'inizio ufficiale dei saldi estivi in Regione Toscana, quindi di buon auspicio siamo sicuri insomma per gli affari di quest'anno. Ma da giovedì prossimo scatta anche la pedonalizzazione estiva del centro storico dal giovedì alla domenica dalle 18.30 alle 24. La misura durerà fino al 10 settembre, diverse strade diventeranno off limits per le auto. I residenti avranno gli stessi posti riservati in centro laddove non c'era la pedonalizzazione e fuori delle mura sulle strisce blu, appena immediatamente fuori delle mura i vari parcheggi, piazza del Romito, via Pomeria e tutte le altre zone in concomitanza con la pedonalizzazione potranno sostare lì col permesso che attualmente hanno. Per chi usa il monopattino sarà messa a disposizione da parte del gestore una tariffa avvantaggiata per poter prendere dal frequentatore del centro storico il monopattino e raggiungere il centro. Una tariffa abbassata del 50% rispetto a quella che è attualmente. Media Library al macro lotto 0 verso l'apertura, al via le candidature per la gestione del bar. Il Comune di Prato ha avviato un'indagine di mercato come primo passo per arrivare alla gestione del servizio di somministrazione dell'edificio che sarà dato in concessione per 5 anni. L'immobile è uno degli interventi del PIU per la rigenerazione urbana dell'area del macrolotto 0 attraverso il recupero degli ex fabbricati produttivi. I termini per la presentazione delle candidature per la gestione del bar scadono alle ore 14 del 14 luglio. Info e documentazione dettagliata sul sito del Comune di Prato. Cambiamo argomento, spurghisti in difficoltà per la carenza di impianti. Il consorzio che riunisce 46 aziende del settore torna a sollecitare interventi. Ennesima estate di emergenza, la politica dia risposte immediate. Anche quest'estate torna l'emergenza liquami in Toscana. A denunciare la chiusura o il funzionamento parziale degli impianti è il Consorzio Spurghisti Associati, che raggruppa 46 aziende del settore degli spurgo fra Firenze, Prato, Pistoia, Siena, Valdelsa e Valdarno. La zona più colpita è di nuovo quella dell'area metropolitana Prato-Pistoia-Firenze, che nel giro di pochi mesi si è ritrovata con un problema impiantistico dietro l'altro. Dallo scorso 8 maggio infatti ha chiuso di nuovo l'impianto di San Donnino gestito da Publiacqua. Il tema è il solito degli ultimi anni, con le autorità di controllo toscane che hanno nuovamente chiesto modifiche nell'atto autorizzativo per la ricezione dei liquami e con Publiacqua che di conseguenza ha fermato i conferimenti dei fanghi da parte delle aziende di spurgo. Per non parlare dell'impianto di San Colombano, del
quale non si hanno notizie sull'apertura, sottolinea il vicepresidente del CSA Massimo Durgoni. E non dimentichiamoci che con l'avvicinarsi di agosto la situazione sarà sempre peggiore. Nel circondario di Pisa la ricezione di liquami è in riduzione a causa di lavori di manutenzione ad alcuni impianti e lo stesso accadrà parzialmente ad agosto al Calice. I numeri quindi, come spiegato dal CSA, non tornano, soprattutto perché d'estate aumenta la richiesta di votare le fosse biologiche. Dobbiamo forse fermare il nostro servizio? Domanda Durgoni. O dobbiamo smettere di effettuare gli interventi negli uffici pubblici, ospedali e strutture di pubblico servizio? Di questo passo dovremo iniziare a dire alle famiglie e alle amministrazioni comunali che non possiamo andare a votare le loro fosse biologiche. Sanità, prosegue il dibattito su riforma del 118 dopo il tragico episodio che ha portato al decesso di un cittadino di Vaiano. In Val Bisenzio la presenza a bordo di un mezzo di soccorso di un infermiere è prevista solo nel weekend. Dopo il caso del decesso dell'uomo di Vaiano, inizialmente soccorso per un malore da un'ambulanza senza medico né infermieri, poi deceduto nel tragitto verso Careggi, continua il dibattito sulla riforma del 118 con il servizio attuale che per la Val Bisenzio prevede solo nel weekend la presenza dell'infermiere a bordo delle ambulanze. L'Ordine delle professioni infermieristiche di Prato, insieme a quello di Firenze e Pistoia, è intervenuto per ribadire che il sistema di emergenza-urgenza delle nostre aree deve profondamente rivedere i propri paradigmi fondamentali, garantendo una rete capillare di soccorso, non potendo delegare le organizzazioni volontaristiche, le responsabilità e conoscenze proprie dei professionisti sanitari in termini di governo del sistema. Per l'Ordine delle professioni infermieristiche è necessario che l'ASL trovi con il Comune di Vaiano le soluzioni migliori affinché l'ambulanza infermieristica presente al momento a scartamento ridotto raggiunga la piena operatività almeno per le 12 ore diurne che erano precedentemente coperte dall'ambulanza medicalizzata. Sulla questione è tornato anche il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli, per il quale occorre rivedere il sistema dell'emergenza-urgenza e venire incontro alle giuste richieste dei cittadini. Auspichiamo che questa presa di coscienza delle palesi criticità da parte di chi gestisce la sanità toscana non avvenga colpevolmente in tempi biblici, ha detto Galli. La funzione pubblica CISL della Toscana ha infine avviato un libro in dono al presidente della regione Eugenio Giani per metterlo in guardia dal rischio delle privatizzazioni nel settore sanitario e chiedere quale futuro ha davvero in mente per la sanità pubblica toscana il governatore. Un migliaio di partecipanti alla prima serata di IT Prato, da chiostro a chiostro, siamo andati con le nostre telecamere a scoprire alcune delle specialità preparate dai vari chef per questa occasione. Diletta Bezzi. La cena è andata ottima, sì, la pasta... Sì, mangiata primi, secondi, tutto, era tutto buonissimo. Ok, e ora abbiamo concluso con il dolce, direi egregiamente, quindi serata piacevole e divertente. È andato bene, posto bellissimo, sinceramente. Al via la prima serata della rassegna enogastronomica IT Prato, da chiostro a chiostro, organizzata da Confesercenti Prato per far assaporare le eccellenze pratesi all'interno dei chiostri più belli del centro storico. Tante le specialità preparate dagli chef con i prodotti del territorio per questa occasione. Maiale sfilacciato, affumicato per 10 ore con legno di melo. Poi viene messo in un panino con un po' di senape, cetriolini, cipolle caramellate e ribes e salsa alla bocca. Delle polpettine pratesi con un pomodoro un po' speziatino, tanto per dargli uno sprint. Abbiamo una crema alla vaniglia, dove poi sopra viene messo, come sta facendo ora mio figlio, delle ciliegie cotte nel miele, poi il biscotto di Prato sbriciolato, poi andiamo a mettere del ghiaccio, che sarebbe il grattacheca, e sul ghiaccio si mette una salsa al vinsanto. Grande affluenza tra i vari chiostri per assaggiare i piatti degli 11 ristoratori pratesi che hanno partecipato all'iniziativa. Tra i più gettonati, polpette di Prato, calamarata e tortello con tartufo e salvia fritta. Abbiamo assaggiato come antipasto le polpette di Prato, poi abbiamo preso una calamarata buona e dopo siamo orientati verso il pollo ripieno, tutta roba light, diciamo. Avete intenzione di fare anche gli altri chiostri? Certo, quello dei dolci soprattutto. Gnocchi con le vongole rivisti. Io tortello col tartufo e salvia fritta. Quale dolce avete assaggiato? Mannori, Nuovo Mondo e Peruzzi. Quale avete preferito? Mannori. Mannori. Quale dolce avete assaggiato? 3-4. Quale avete preferito? Nuovo Mondo e Guastini. Avete visitato anche l'antico refettorio? No, ancora no. Ora prima mangiamo, poi andiamo, così si vede ancora meglio. E avete intenzione anche di visitare gli altri chiostri? Certo. Oltre ad un tour gastronomico, IT Prato offre la possibilità di visitare anche l'antico refettorio, la sala capitolare e il museo dell'opera del Duomo.
Adesso le previsioni meteo, come sempre a cura del Consorzio LAM. Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio LAM. L'immagine satellitare ci mostra un flusso di correnti occidentali umide di origine atlantica che interessa l'Europa centrale. Marginalmente viene coinvolto anche il nord della Toscana, dove però i fenomeni sono locali e sparsi. Andiamo a vedere le condizioni meteo attese per la giornata di oggi. Possibilità di qualche temporale nel pomeriggio in Appennino, nuvolosità variabile nelle zone interne ma senza precipitazioni significative, venti occidentali, mari mossi a nord di Capraia, temperature massime gradevoli intorno ai 29-32 gradi. Uno sguardo alla giornata di domani: in mattinata cielo a tratti nuvoloso sulle province centro-settentrionali per nubi di tipo medio-basso, qualche occasionale breve rovescio sui settori di nord-ovest, venti moderati occidentali, mari mossi, temperature minime senza variazioni di rilievo. Nel pomeriggio ampi spazi di sereno, ancora qualche addensamento in Appennino ma con basso rischio di precipitazioni. Venti, come detto, occidentali, mari mossi a nord dell'Elba, temperature massime stazionarie, lieve calo su valori in linea o leggermente inferiori alle medie del periodo. Con questo ho concluso, buona giornata a tutti. Concludiamo anche noi con questa edizione, ci vediamo alle 20:30 con il TG della sera. Buon pomeriggio.